Alzati. Ah, dai, stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, va bene, piano. Va bene, calmate. Per favore, non vedi che sei dentro le due ore? È sport tu colpa, pendejo. Magari potrai farmi una doccia. Cagliate. Buongiorno ragazzi. Ah, stasera. Non si capisce da qua giù. Oi, idiota! Sali le scale. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ehi, tanto piacere. Luce e umidità. Benvenuto a Panama. Ehi, gringo! Dillo che insiste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Ehi, tranquilízate. Visto hai degli ammiratori. Già, un pubblico adorante. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo parlo un po' di spagnolo, sai? Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Te lo advertí. ¿Lo escuchaste? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Niente. Atrás. Este me encargo yo. Bien. Dove mi stai portando? Lo vedrai. Por favor. Para. No. Oh, va bene. Dopo di te. Comincio vagamente a insospettirmi. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. A sinistra. Ok, ricevuto. Di qua. Qui dentro. Siamo arrivati. Bene. Ok, mi toglieresti le manette? Voglio una fetta. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprirla. Ah, e mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia, e l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli, tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì, conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. Oh, santo, è una metafora. No. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti...
La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Hai portato ciò che ti ho chiesto? Sì. L'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ottimo, grazie. Ecco, una passeggiata. Bingo! Comincia la festa. Dovrebbe fare il caso mio. Ecco la cella. Come arrivo lassù? Si parte! Se posso scivolare giù da lì e agganciarmi alla trave. Speriamo bene. Non vedo l'ora di raccontarlo a Sam. Sempre più in alto. Trovare la cella più alta. È incredibile, ma qui c'erano molti pirati che finivano sulla forca. Adesso? È incredibile che questo posto stia ancora su. Spagnoli la sanno lunga il fatto di prigioni. Chissà quanti pirati sono morti qui. Ok, diciamoci la verità. Mi diverto da matti. Sam, cosa ti stai perdendo?
Certo. Ci siamo. La cella di Burns. Cella. Sembra più una suite. Ok. Da dove iniziamo? Questi graffi e scarabocchi avranno un significato. Il sole e la luna. Simboli alchemici di oro e argento. Un attimo. Ricordo qualcosa di simile sulla lettera. Ah, fa parte del simbolo. Ah, ecco l'altra metà. Dunque. Ora ci siamo. Ok, un simbolo dello zodiaco. Il Sagittario. E il segno dello Scorpione. Dieci numeri romani. Niente. Che diceva la lettera? Il segno dello scorpione e due in numeri romani. Dieci e due, X e II. Guarda cosa abbiamo qui. Digna factis recipimus. Direi che è fatta. Ebbene, ora di tornare. Forza! Lo scalino è una trappola. Scendiamo. E adesso? Vedere Rafe al posto mio. E addio spalla. Lì c'è Fargas. Beh, ci sto. Voglio una fetta. Te la do io. No!
Merda. No, 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 no! Wow! Oh, ce l'ho fatta. Ora si ragiona. Ce l'hai fatta. Che hai trovato? Drake. Allora? Il posto è stato ripulito. Se lassù c'era nascosto un indizio, io non l'ho trovato. Sei sicuro? Hai cercato nel punto giusto? Beh, deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera. Forse c'era un'altra torre che è crollata secoli fa. Hai una mappa di questo posto? Sai, una piantina? Può darsi, c'è una pila di vecchi documenti. Ok, bene, bene. Tu dagli un'occhiata, vedi che cosa trovi. Intanto io ne parlo con Sam, è l'esperto di Avery. Forse può trovare un senso a questa storia. Ok, sì, guarderò tra le case. Sì. Girati. Sì. Sì. Bene. Quando gli avrai parlato, torna da me. D'accordo. Vai. Gringo, se ti becco ancora a fare a pugni, vai nella buca una settimana. Grande prova d'attore, Vargas. Quasi quanto la mia. Che puedo decir, eh? Suerte dei principianti, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Ehi, ti hanno conciato per le feste. Stai bene, sì? Niente a cui non sei abituato. Andiamo. Wow, 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 wow. Non vorrai tenermi sulle spine, vero? Avevi ragione. No, avevamo ragione. Non resta che cercare... Rafe. A non ricominciare, ti prego. Andiamo. L'hai detto anche tu. Noi l'abbiamo fatto. Tu e io. E adesso quel riccone di merda vuole unirsi... Da quanto ci provavamo? Avevamo qualche pista. Non è vero, ok? Neanche una. Che ti piaccia o no, senza Rafe e senza Vargas non saremmo entrati. Già, riguardo a Vargas, c'è un problema. Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto. Bene. Dopo che ha letto la lettera. Oh. E cosa ha scoperto? Che ne vuole una fetta. Morto. Rafe, se qualcun altro scopre questa storia... No, sistemo tutto io con Vargas, tranquillo. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. D'accordo. Cerchiamo un posto un po' più appartato. Sì. Bene, qui è tutto tranquillo. Ok, allora, cosa abbiamo? Oh, merda. Ehi. Posso? Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento. È ben fatto. Dentro il cavo. Perché un uomo di Avery dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso. Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù. Questo non è Gesù. È vero, manca la corona di spine ed è legato alla croce. Ma se non è Gesù, allora... Leggi l'iscrizione. Digna factis recipimus. Riceviamo... Riceviamo il giusto per le nostre azioni. Esatto. Mi stupisci. L'orfanotrofio cattolico ha i suoi vantaggi. È santisma. Sì, il ladro pentito. Ma non vedo il nesso. Ragazzi, facciamo finta che io non sia mai stato a catechismo. Durante la crocifissione, Gesù venne messo tra i due ladroni, ok? Il primo prese in giro Gesù. Il secondo, questo qui, lui si pentì e accettò il suo castigo serenamente. E Gesù lo condusse in paradiso.
Il ladro pentito. Sì. Che c'è? Oh, hai capito? Esiste una cattedrale di sandism in Scozia. L'ultimo avvistamento di Avery fu in Scozia. Non può essere una coincidenza. No. Sapete, avevo dei dubbi su voi due, ma cerchiamo Vargas. Dobbiamo andarcene. Oh. Fammi indovinare, è il tipo con cui hai fatto a pugni? Non sapevo avesse tanti amici. E dici che noi abbiamo terminato. Mira, ya nos ganaste, ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Senti, lo sai. Tú no te metas. Ok. Non credi di andare. Siamo stronzo. Ti ho sentito farti appetito. La risparmiatevi per dopo. Tutto qui, stronzo. Siéntate. Come va, fratellino? Bene, bene però. Ya basta de hablar. ¿Alguien más necesita que les recuerde las reglas? ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Contrabbandi della merce? Vargas. Cállate. Chi credi di essere? Llévalo su sella! E trae los gringos in mia officina. Tu. Déjanos. Déjenos. Ce ne hai messo di tempo, ci stavano facendo secchi. Lo faccio io. Vargas, andiamo. Oh, non ho trovato niente. Sarà in un'altra torre. Beh? Ehi, ho un'educazione cattolica. Ne ho sempre una. Non rido. Ehi, ehi, senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Grazie. Siamo disposti a darti il 10%. Il 50. Il grosso del lavoro è nostro, 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Vi sembra equo? Me ne farò una ragione. Sì, certo. 400 milioni si dividono meglio in quattro. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo.
Se dovessimo rincontrarci... Cazzo! Risolto. Ti ha dato di volta il cervello! Vuoi forse scoprirlo? Abraham! Che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questo era parte del piano. Voi seguitemi. Dai! Dai! Ray, dove stiamo andando? Al faro. Barca, si è detto che la barca è orteggiata sotto il faro. Ma da che parte? Non lo so. Una volta usciti, lo scopriremo. La finestra! Nathan, aiutami! Presto! È fatta! Forza! Si è svegliato. Non vedo il faro. Sam, no! No, resisti! Resisti! Sam! Dammi l'altra mano! Forza, l'altra mano! No! Sam! Dobbiamo muoverci! No, è ancora lì sotto! No, è spacciato! Forza, la barca è oltre quel muro! No, non posso! Non posso lasciarlo qui! Nate, tuo fratello è morto! Vieni con me o morirai anche tu! Fa come ti pare! Ti,
Sam. Oddio, no. No. Ok, devo andarmene da qui. Sam. Arrivo, arrivo! Devo darmi una mossa.